Allora, il circolo vivace di Terni si è costituito nello scorso novembre. È un circolo che ha un suo statuto diverso rispetto a quello nazionale, che ovviamente da noi condiviso, però abbiamo ritenuto importante e necessario scrivere un nostro manifesto, statuto composto da 10 punti. I cui punti essenziali sono quelli, no, che riguardano la critica di questo attuale modello produttivo e di sviluppo, la necessità di riconciliare l'essere umano con l'ambiente e gli esseri umani con gli altri esseri viventi. Questi sono i 3 punti essenziali. Ovviamente su quello che riguarda le questioni locali riteniamo indispensabile andare a contrastare il gravissimo stato di inquinamento che purtroppo colpisce la Conca Ternana ormai da decenni, e quindi vogliamo andare in qualche modo a contrastare sin da subito gli impianti più inquinanti, soprattutto a partire da quelli che non hanno neanche una ricaduta occupazionale.